Allora, come anticipato questa mattina, il risveglio è partito e in questo momento la risposta del bambino è positiva, comincia ad avere i primi segnali di risveglio, quindi con colpi di tosse ed alcuni momenti di respiro spontaneo, ma in termini precauzionali stiamo andando con molta più calma e più attenzione, proprio perché la situazione clinica del bambino è critica. Io continuo a sottolineare, è ancora critica, seppur abbiamo dei segnali positivi, ma la situazione è critica e la prognosi è ancora riservata, quindi questo ci tengo a ribadirlo. La risposta al risveglio in questo momento è positiva, con dei segnali, ripeto, di colpi di tosse, di qualche movimento e del qualche respiro spontaneo, ma il bambino è ancora intubato. Se andiamo avanti in questa maniera qui e resta stabile la situazione clinica, l'auspicio è che riusciamo a estubarlo nella giornata di domani, quindi domani mattina. Quindi spero domani mattina alle 11:30 di dirvi che tutto è andato bene e lo abbiamo estubato. La cosa importante è che stiamo andando con più cautela, quindi con più calma, proprio perché la situazione complessiva di politrauma del bambino rende naturalmente l'attenzione all'evoluzione anche del risveglio più attenta e più accorta. Ok, in English please, doctor. In questo momento quello che ci preoccupa di più sono le eventuali, speriamo non capitino, complicanze non legate al sistema neurologico che abbiamo verificato, che è integro, ma alle complicanze che potrebbero sorgere dal politrauma. Non dimentichiamo che 2 giorni fa è stato operato per stabilizzare le fratture e che in questo momento lo stiamo naturalmente tenendo sedato e stabilizzato dal punto di vista emodinamico. Ecco perché siamo molto cauti e ribadiamo, insomma, l'attenzione massima, ed è in rianimazione e continua a restare in rianimazione. Ecco perché ci tengo a ribadire, insomma, che stiamo viaggiando con molta cautela e anche il risveglio lo facciamo con gradualità. Verosimilmente quando sarà cosciente? Verosimilmente, se domani riusciamo a estubarlo, comincerà a esserci coscienza del bambino. Per questo vi dico, col dottor Ivani ci siamo confrontati, anche l'equipe sta procedendo con una gradualità un po' più calma rispetto a quello che magari potremmo fare in situazioni meno critiche, ma in questo caso qui, vista la complessità, preferisce essere più cauti, quindi andare con un pochino più di tranquillità. Spero di essere stato chiaro in modo che abbiate la situazione.